Bentornati nella mia libreria. Oggi siamo qui perché ho appena finito di leggere un libro che non mi è piaciuto ed è anche un libro abbastanza importante. Il libro in questione è Catherine House di Elizabeth Thomas, edito Oscar Wilde e al prezzo di 18 euro. Quindi un libro abbastanza costoso, abbastanza ricco di aspettative che si è rivelato una vera schifezza. Innanzitutto a me la cosa che mi conquistò fu la copertina bellissima, io non amo il rosa per niente, però questa mi colpì col blu, forse perché blu e rosa, come ben sapete, danno il lilla e quindi mi da comunque quell'idea. In più, cosa c'è da dire? C'è da dire molto, ma c'è da dire molto poco perché non posso spoilerare. Cosa non mi è piaciuto? Sono 330 pagine di fuffa, di nulla. Si chiacchiera tanto. Un'altra cosa che mi aveva attratto era il fatto che era un'accademia nel bosco, dove la protagonista all'inizio si sveglia in mezzo al nulla, cioè si sveglia nella vasca dopo una nottata dove non si ricorda neanche con chi è andata a letto. Sembra una di quelle feste collegiali americane. In realtà sono in questa accademia perché succede qualcosa di strano, c'è uno strano studio dietro questa accademia. Ma non succede nulla, non c'è nessun colpo di scena, nessuna cosa davvero incentrata, tante tante parole, dialoghi, persone. Poi anche questi personaggi, innanzitutto secondo me è stata forzatissima la tematica LGBTQ+, scusate, la imbroglio sempre, la sigla comunque, mettono tante persone sotto questa categoria forzatamente solamente perché ora va di moda ed è una cosa che io trovo orribile, cioè così non normalizziamo nessuno, anzi. E in più ci sono tanti personaggi che non sono per nulla strutturati, cioè praticamente non fanno niente di che. Non mi piace, non mi è piaciuto, ci sono rimasta delusissima perché ero davvero, davvero presa da questa edizione e per me è un super no. Io vi aspetto sempre nella mia libreria per un prossimo libro, ma ci tenevo a darvi questo parere a caldo. Ciao ragazzi!